Salve cari colleghi, oggi io vorrei parlare con voi di un argomento molto, diciamo, difficile e anche un argomento che vi dovrebbe essere interessante come per un operatore di trucco permanente. Diciamo che questi analisi su di noi stessi come operatori dovrebbe fare ogni operatore di dermopigmentazione o del trucco permanente. Perché? Perché giustamente chi che se noi se non noi stessi dobbiamo analizzare il nostro lavoro e dobbiamo anche diciamo andare avanti e crescere come professionisti. Chi se non voi sapete che ad oggi il mercato di trucco permanente è molto saturo, c'è tanta concorrenza, ci sono tanti operatori che sono in crescita e noi ogni volta che apriamo un Instagram o Facebook o un'altra piattaforma vediamo le nostre colleghe che sono più avanti, che hanno frequentato un corso o stanno seguendo un bellissimo lavoro sulle labbra o sulle sopracciglia, oppure perché lei fa queste bellissime foto e io anche le faccio, però non riesco ad andare avanti e non riesco a guadagnare tutti sti soldi, come può darsi che guadagna una delle mie colleghe? Noi come soggetto, come un operatore di trucco permanente, dobbiamo sapere tante regole e io vi do, diciamo, un schema che è preso da psicologia, perché molti psicologi che lo usano, diciamo di analizzare voi stessi come professionista. Però dobbiamo essere molto e molto sinceri con noi stessi. Allora, questo schema che io adesso ve la do, potete utilizzare e potete anche aggiungere molti altri, diciamo, aspetti che possono servire a voi, ok? Allora, io diciamo che divido in questa maniera, diciamo, i grafici, chiamiamoli così. E giustamente li divido in diverse parti, no? Li metto così. E ogni questo grafico sarà il nostro analisi su argomenti diversi e sarà un'analisi di noi stessi come i professionisti. Allora, e mettiamo punto per punto. Questo non, diciamo, inventato io, li aggiungo per voi come un aiuto a quello per capire, diciamo, come un operatore nel 2020 e in questo di oggi, nel settore di trucco permanente, dovrebbe muoversi, perché tanti di voi hanno voglia di crescere, guadagnare assolutamente e diciamo essere molto più professionali che ieri. Allora, per diciamo per riempire tutti questi grafici, io vi chiederei di essere anche sinceri con voi stessi e fare questa analisi almeno una volta al mese o
almeno una volta 2-3 mesi, ok? Questo serve per noi stessi, non per qualcuno altro. Per cui molti parlano, diciamo, di tante cose, ma un operatore dovrebbe, diciamo, fare una foto anche molto bella, no? Di quel lavoro che è stato eseguito anche durante 2 ore, che è faticoso, eccetera. Quanti punti da 1 a 10, parliamo così, da 1 a 10 punti voi mettete per su come voi fate una foto del prima e dopo il trattamento? Mettiamoli che può darsi che voi non ce l'avete una camera fotografica professionale, oppure un telefonino non molto, diciamo, bello, di quelli di ultimi, oppure non sappiamo come mettere la luce giusto, come sdraiare il cliente, come girare per capire come fare foto meglio, oppure abbiamo tanta fretta e lo lasciamo perdere, va bene, va così, va meglio. Però la foto è la prima cosa che si vede e che si vende su tutte le piattaforme del web, su Instagram, su Facebook, su Google AdWords. Ci sono diverse tipologie dove si possono vendere le vostre foto. È la prima cosa che vede il vostro cliente. Diciamo che io, a me, perché sempre dobbiamo anche migliorare e essere sinceri, metto 1, 2, 3, 4, 5, mettiamo 5. Ok, questo punto, diciamo, da 1 a 10 mi metto 5, ok? Sono così così brava e non tanto sul fatto a come io seguo la foto. Secondo grafico, sono aspetti, diciamo, igienici, ok? Che cosa vuol dire igienico? A come allestite voi il vostro posto lavorativo, come disinfettate, come seguite proprio il trattamento, che materiale di monouso voi usate, smaltimento di rifiuti, tutti altri aspetti. Se voi durante il trattamento toccate con i guanti il cellulare, potete mettere subito per voi i 0. Mettiamo che in Italia, giustamente, il livello di igienico sanitario è molto molto alto, quello vi posso assicurarvi, però ci sono alcuni operatori che lo prendono con leggerezza. Ok, mettiamo non 5, mettiamo non 3, diciamo che, visto che noi frequentiamo corsi di igienico sanitario, mettiamo un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché vogliamo di essere bravi, giustamente non contiamo quelli che lavorano a casa. Ok, il terzo punto di cui dobbiamo parlare e analizzare noi stessi: aspetto di visaggismo, make up. È molto importante nel nostro lavoro. A come io eseguo un disegno preparatorio, quanto sono precisa, a come io vedo proprio i colori e come vedo tutti gli aspetti del viso, fototipi, è molto importante. Per cui, diciamo, saremo sempre molto e molto sinceri con noi e mettiamo un, diciamo, un 4, ok? Facciamo che saranno un po' più.
prendiamo, diciamo, un altro aspetto che chiamiamolo aspetti tecnici. A come noi sappiamo a come seguire tutte le tecniche esistenti nel trucco permanente, ok? Perché sappiamo benissimo che la pelle non è un foglio bianco e vive nel suo mondo, e sappiamo come dobbiamo trovare, diciamo, soluzione migliore per un certo tipo di pelle o un altro, quando possiamo eseguire tecnica pelo a pelo, quando dobbiamo eseguire la sfumatura, quando possiamo intervenire con un cover up e quando dobbiamo mandare assolutamente persona a una rimozione laser o eseguire con remover. Quando noi che cosa dobbiamo fare quando tornata da noi cliente dopo una rimozione laser, che la pelle è diversa che prima. Insomma, mettiamo un 3, perché ho incontrato molti operatori che molti non lo sanno come fare bene. Quinto, il nostro grafico sarà il copyright. Che cosa vuol dire copyright? Vuol dire molto, vuol dire che siete vivi, vuol dire che voi dietro le vostre immagini di fotografia, che voi seguite male o bene, diciamo, sapete scrivere il testo, il vostro testo, che segue questa immagine, quello che voi volete dire ai vostri fan e ai vostri persone che vi seguono sulle vostre piattaforme di social. Quel messaggio che volete dare ai vostri clienti di oggi e potenziali, che magari poi si affidano a voi anche dopo un po' di tempo, quel messaggio che volete dare che segue questa foto. Non vuol dire che voi potete mettere una foto delle labbra eseguite con trucco permanente e scrivere: io vendo anche aghi, io faccio trattamenti anche del viso, chiamate qua, scrivete di là. Cioè, io se ho dato un messaggio, un input di queste proprio labbra o occhi o le sopracciglia, devo descrivere che cosa ho fatto, perché ho fatto, che aspetto hanno queste sopracciglia o labbra, e quello che volete dire al vostro pubblico che vi segue, ok? Diciamo, diamo un 4, 1, 2, 3, 4, ok? Un altro grafico, sesto, lo chiamiamo, molto importante, e la vostra comunicazione con il proprio cliente o il cliente che andate acquistare sul social. Che vuol dire la comunicazione e come siete capaci a comunicare con il cliente, quello che è arrivato già da voi perché vi siete piaciuti o vi segue già da tanto tempo, o è piaciuto magari il vostro lavoro che avete seguito sulla loro amica. Come voi riuscite a comunicare quello che andate a fare, cosa succederà durante il trattamento, cosa succederà al post trattamento, quando deve venire questa cliente al ritocco e perché non dopo 30 giorni, dopo può darsi dopo 50 giorni, perché dovrebbe succedere uno o altro. E anche diciamo, la comunicazione deve essere molto professionale,
non quella di amicizia, amore, tesoro, cara mia, molto professionale. Dovete essere vicini ai vostri clienti, ma anche tenerli in distanza. Diciamo che pochi lo sanno eseguire bene, e se io, conoscendo il mio carattere, diciamo, ogni tanto anch'io sbaglio alla comunicazione di proprio proprio davanti al cliente o sul social, ok? E per cui mi metto tre, perché può darsi che non sono molto brava. Ancora un altro segmento, diciamo un altro grafico. Quello a quanti corsi un professionista frequenta durante un anno. Perché è importante? Perché questa è la vostra crescita. Ogni maestra, ogni insegnante, ogni trainer, ogni persona che può darsi che vi diciamo vi è piaciuto, vi ha dato un input che dovete venire al suo corso perché è professionale, oppure vi piace come persona, oppure è molto famosa, cioè ci sono diversi fattori di cui vi può piacere o non piacere un professionista, però siete arrivati a questo corso. Perché è importante frequentare corsi almeno uno o due all'anno? Perché ricordatevi sempre che comunque può piacere o non piacere, ma ogni professionista vi dà sempre una formazione molto importante di cui vi può servire sempre a la vostra crescita, ok? Per cui un professionista dovrebbe frequentare almeno due corsi, ma può frequentare anche 10. Per cui, siccome conosco benissimo che non molti frequentano tanti corsi, metto due, ok? Almeno uno o due all'anno lo fareste. Per quanto riguarda i, diciamo, ultimo grafico, ma li possono essere molti di più, ci sono diversi aspetti che voi potete mettere in questo grafico, possono essere altri 20, altri 30, quello che vi serve per, diciamo, per analizzare il vostro proprio lavoro. Ultimo grafico di cui io voglio parlare è congressi e campionati. Quanti di voi frequentano i congressi internazionali e quanti campionati avete fatto nella vostra crescita professionale? A molti, diciamo, si possono mettere uno, due massimo, oppure zero, perché non molti girano il mondo. Perché serve questa cosa? Diciamo per rinfrescare memoria, per rinfrescare e cambiare il modo di pensare, perché vi ricordo che nei congressi e nei campionati, io essendo come un speaker e giudice internazionale di molti congressi in tutto il mondo, vi assicuro che questo serve, e serve per proprio per la voi, per cambiare proprio modalità di pensare e crescere nella vostra professione molto e molto avanti. Sono nuove conoscenze, sono nuove tecniche sempre, sono tante novità, ci sono 100 punti cui possiamo mettere in questo settore, e frequentare un campionato è come sempre che voi vi mettete in, sfidate voi stessi, per cui questo è molto importante. Ok, siccome diciamo uno o due volte all'anno, un
una volta, 2 anni frequentano solo, non è che vanno molti. Ci sono le ragazze che conosco e che vengono con me ai campionati internazionali, vanno anche 3-4 volte all'anno, però diciamo, mettiamo va, 2, così per essere, diciamo, sinceri con noi stessi. Allora, io adesso che cosa faccio? Unisco questi tutti i punti. Adesso dovete dirmi voi, cari colleghi, ma questa figura, questa, può andare avanti? Può rotollare, rotonda, bella, avanti? Per cui quando voi vedete un vostro collega che praticamente è così bravo, che ce l'ha tutti questi punti fino al 10 e la sua figura professionale raggiunge tutti i punti 8-10, giustamente questa figura va avanti molto più bene e molto più leggera. Invece questa figuraccia non può andare molto fluida e molto rotolare avanti. Perciò, carissimi miei, quello che voglio dire è, quando voi andate a giudicare qualcuno perché è arrivato lì e io no, quando voi vedete che una persona diciamo ha raggiunto questo obiettivo, sempre qua o di là un congresso o altro, fa belle foto oppure fa dei bellissimi lavori oppure scrive dei bellissimi testi, vuol dire che ognuno di voi dovrebbe imparare di raggiungere tutti questi punti fino a 10. Io spero che un mio analisi vi è piaciuto e vi dà un input per imparare sempre a crescere più avanti. Nei nostri corsi voi trovate sempre una formazione molto alta e che vi servirà veramente nella vostra professione. E noi ce l'abbiamo i corsi che online che offline, individuali in gruppo, corsi base, voi potete contattare noi. E voglio solo chiedervi un commento o diciamo un vostro parere di questo che abbiamo parlato oggi. Vi auguro una buona giornata o serata quando mi state guardando e sempre ricordate che voi avete scelto questa professione e voi dovete crescere al massimo, essere molto professionali e all'altezza di seguirlo. Ciao!